ho detto e ripeto che io voglio uscire da quella stagione della politica nella quale troppo spesso si è detto sì, vabbè, è vero, è un po' cretino, ma siccome è amico mio lo metto a ricoprire questo incarico, e passare nella stagione diametralmente opposta, quella nella quale finalmente si dica sì, vabbè, è amico mio, però siccome è un cretino questo incarico non lo può ricoprire, perché l'Italia non ha bisogno di questo. L'Italia ha bisogno di idee e di persone libere che sappiano difendere e interpretare quelle idee, e vogliamo un movimento partecipato che si renda conto e che capisca che la crisi della Seconda Repubblica è la crisi di partiti che si sono sempre più chiusi in se stessi, partiti nei quali si è pensato che quattro persone chiuse dentro una stanza potessero decidere tutto in nome e per conto degli italiani, che potessero nominare 1000 parlamentari, che potessero spendere arbitrariamente i soldi dei rimborsi elettorali come fossero soldi propri, eccetera, eccetera, eccetera. E invece oggi la sfida è 100% democrazia, rimettere le scelte nelle mani degli italiani. Non si può fare politica e avere paura di misurarsi con coloro che si vogliono rappresentare. E noi abbiamo il problema di darci delle regole. Il tema del rapporto tra pressione fiscale e spesa pubblica è che fino ad oggi noi ci siamo detti: quant'è la spesa pubblica in Italia? 810 miliardi di euro, perfetto, come la paghiamo? E invece bisogna passare completamente a un'altra filosofia, che è: quant'è il limite massimo di pressione fiscale che le famiglie e le imprese italiane possono accettare? Tot, perfetto, quella è anche la spesa pubblica che ci possiamo permettere. Bisogna invertire le priorità, e noi vogliamo parlare di questi temi, perché altrimenti ci sarà sempre un Mario Monti che arriva e pensa di poter fare delle politiche prendendo in giro gli italiani per poi metterli in ginocchio. E guardate che il più grande simbolo del fallimento di Mario Monti in questo anno è esattamente il tema dell'IMU sulla prima casa. Ci vogliamo presentare con proposte su temi importanti, risposte semplici, vogliamo parlare ai non garantiti, ai giovani, l'ho già detto, a tutti quelli sui quali è stato scaricato il peso della flessibilità, vogliamo parlare a quei non garantiti che oggi sono i piccoli e medi imprenditori, gli agricoltori, i commercianti, gli artigiani e tutti quelli che guardano in faccia questa crisi maledetta e sono l'ossatura dell'Italia e magari rinunciano ai loro profitti per non licenziare i loro dipendenti. Vogliamo essere il movimento di riferimento di questa gente. Vogliamo parlare alle famiglie, alle madri, vogliamo parlare per esempio di denatalità, è un pallino fisso che io ho, perché noi non ci rendiamo conto, e la politica non lo tratta mai questo tema, che possiamo fare le leggi migliori che vogliamo, possiamo trovare tutte le risorse che vogliamo, ma se noi non invertiamo i dati sulla demografia l'Italia non ce la può fare comunque. Noi abbiamo un tasso di fertilità di 1,3 figli per donna, perché una nazione cresca dovrebbe essere del 2,1, significa che se prendete i dati delle nostre nascite quest'anno, li proiettate di qui a 30 anni, scoprite che nel 2050 più del 35% della popolazione avrà oltre i 65 anni. Sempre più gente da mantenere, sempre meno gente che lavora per mantenerla. Non ce la possiamo fare. Quindi noi abbiamo un disperato bisogno di invertire i dati sulla demografia, e abbiamo un disperato bisogno di partire da quella cultura in Italia per cui noi ci poniamo il problema di come si faccia a garantire il diritto di abortire nel modo più facile e veloce possibile, ma nessuno si pone il problema di come si faccia a garantire il diritto di mettere al mondo un bambino, perché i figli in Italia sono diventati un bene di lusso.